Ciao, siamo Enrico ed Elisa e nello scorso video vi abbiamo portato da Torino a Tirana per mostrarvi le cose belle da vedere. Questo invece sarà sulle cose da mangiare nella capitale albanese. Ma adesso non perdiamo tempo, io ho fame. Dai, andiamo. Ehi, dai, che dobbiamo andare a mangiare. Usciamo poi finalmente dalla camera per andare allo Sgarra Supreme 2, dove siamo attesi da amici. Senti che odore, non vedevo l'ora di mangiare. Carne bella aromatizzata, salata al giusto. Comunque in questo buonissimo posto ci hanno portato i nostri amici di In Love We Travel. Ve lo scriviamo qua e andate a seguirli, mi raccomando. Elisa è qua. Poi sazi e contenti andiamo a Nanna. Buongiorno! Buongiorno a tutti! Scusate se ieri vi abbiamo lasciato un po' così, però abbiamo voluto goderci la serata. La compagnia. Abbiamo mangiato benissimo, il ristorante ve lo straconsigliamo. E adesso però è ora di colazione, sì. E dobbiamo mangiare qualcosa anche adesso. Esatto. E affamatissimi, anche con il diluvio universale, non ci perdiamo d'animo. E troviamo un'ottima panetteria piena di cibi tipici. È una specie di amaretto come consistenza morbidino, però ecco, sparso di miele e sa un po' di noci. È veramente umido e cremoso dentro, sembra un po' la consistenza del babà, da provare. Questa ci piace, è al pistacchio e si può vedere qua, super cosparsa di miele, cioè questa parte bagnaticcia che vedete sotto è tutto miele. Sopra è come mangiare un crème caramel e sotto è davvero cremoso. È come un pan di Spagna pieno di crema di latte. Anche perché trileche vuol dire tre latti, se non mi sbaglio. E sono tre tipi di latte. È una cosa incredibile, davvero. Dovete assaggiarlo. Una bella pasta sfoglia salata con un würstel dentro, però buona. Contenti per l'ottima colazione, incominciamo la visita della capitale albanese. E dopo tutti sti passi abbiamo di nuovo fame. Sì, siamo arrivati davanti a una panetteria pasticceria con una vetrina molto invitante e siamo venuti qui a prendere due dolci tipici. Allora, la panetteria si chiama Aculore e i dolcetti si chiamano Tolumba e Trigona. Che brava la mia pulcina. Tu non hai idea di quanto mi stia bagnando le dita questa cosa. È il bello zucchero. Guarda le goccette. Ah! La morbidezza fatta dolce. Dolcissimo. È una bomba. Qua se hai bisogno di zuccheri, ti fai due o tre bocconi di questo e sei a posto. E all'interno ci sono pure le noci, come si possono vedere ora. Veramente una bomba questa cosa. Ciurro che sta piangendo. È tanta roba, è talmente bagnato di zucchero
burro, di tutto di più, che è ancora più potente. E dopo un ottimo spuntino, finalmente ci immergiamo nel resto del centro città. Finiamo di vedere le principali attrazioni del centro e andiamo verso il Bazar Meidani, dove dopo un rapido giro troviamo anche qualcosa di buono da mangiare. Siamo arrivati alla panetteria pasticceria Luara, proprio qua alle nostre spalle. Fa anche cibo da sport e andiamo a vedere che c'è di buono. Sì. Pasta sfoglia salata con dentro il formaggio, davvero morbida, merita. Non solo cipolla ma anche carne, davvero delizioso, e la sfoglia è molto morbida. Ancora un po' di spazietto nello stomaco e niente. Non ci siamo allontanati molto perché siamo rimasti sempre qua nei dintorni, e proprio a fianco a Luara, al posto di prima, c'è Zgara Corcare, un posto dove fanno carne, e quindi andiamo a farci un po' di carnazza. Andiamo a farci un po' di carnazza. Sono simili alle costine come sapore, sono salate ma al giusto e hanno tante spezie, molto molto buone. Queste invece sono quelle con il pollo. Ecco, queste aromatizzate, non troppo salate, sanno davvero di pollo, buone buone buone. Colpiti dai particolari semafori di Tirana, giriamo poi tutto il resto del pomeriggio e della sera per cercare di vedere il più possibile. Poi, un po' stanchi, decidiamo di fermarci a mangiare nel quartiere del Bloku. È ora di cena e finalmente abbiamo trovato un ristorante tipico albanese. Si chiama Piceriera, è qui alle nostre spalle. Nel frattempo siamo diventati anche rossi, guarda. Sì, arrabbiati dalla fame. Arrabbiati. Andiamo dentro a mangiare. Andiamo, che va. È meglio. È buonissimo perché la carne è simile a quelle delle polpette di oggi, però con questa salsa insieme e col pistacchio che c'è come retrogusto, speciale. È davvero caldo, è però buono, è agnello cucinato semplicemente in una pentola di terracotta con yogurt. Quindi è morbido. Morbido, cremoso. Da provare. Poi sulla strada del ritorno troviamo un'invitante panetteria dove prendiamo la colazione per l'indomani. Buongiorno. Ultimo giorno qui a Tirana, è mattina e la giornata inizia nel migliore dei modi, innanzitutto perché c'è il sole e secondo perché abbiamo già la colazione. Sì, ieri sulla strada del ritorno abbiamo già preso la colazione. Idea mia. Idea sua, sì. Siamo andati in una pasticceria nella zona del, esatto, Bloku, che si chiama Someg, e adesso proviamo queste cosucce che abbiamo preso ieri sera. Proviamole. Mi ricorda davvero il sugo alle noci, però questo è dolce. Molto buono. La consistenza è diversa rispetto a tutti gli altri dolci che abbiamo assaggiato qua. E la base è davvero morbida perché è bagnata, e la parte alta invece è più croccante. Davvero vi consiglio di provare. Però comunque...
E belli sazi, salutiamo la camera e andiamo ad esplorare la città, che ha ancora molto da offrirci. Che bello il cuoricino! Adesivo. Visto che non abbiamo il lucchetto, mettiamo qua. Lasciamo lì. E sempre il ciale è stata pure qua. Dopo aver lasciato il segno, scendiamo dal Monte Daiti e visitiamo Bankart 1, che potete vedere meglio nel video precedente, prima di prendere il pullman che ci riporta in città. E con gli occhi pieni di bellezza delle cose che ci mancavano, dopo esserci mossi un sacco, facciamo il nostro ultimo pasto in Albania, preso in una bellissima panetteria. Questo è un altro tipo di burek, però con la pasta completamente diversa dalle altre, è morbidina e sottile. Dentro ci sono gli spinaci e la ricotta, ricorda un po' una crepe. È vero che è meno secco. È meno secco, mi piace molto di più rispetto agli altri questo tipo. Questo è il mish, un'altra versione del burek. La pasta è simile, è fatto con carne, verdure, formaggio. Il gusto di cipolla non è pesante, anzi è leggerissimo rispetto a tutti gli altri. La carne è ottima e anche il formaggio. E dopo il miglior burek di Tirana, prendiamo il pullman che ci porta in aeroporto. Speriamo di avervi fatto venire un po' voglia di venire qui, vedere i posti che abbiamo visto noi, assaggiare tutti questi cibi tipici dolci e salati. E se è così, per aiutarci, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, magari mandate il video ai vostri amici. Esatto. E seguiteci anche sui social. E alla prossima. Ciao. Ciao.